similari già si sono verificate in passato, ma non hanno mai assunto un vero carattere ricorrente e soprattutto hanno registrato diverse criticità, prima fra tutti la presenza di una direzione artistica che ha guidato giustamente le scelte, ma in modo soggettivo e quindi non ha potuto dare quel senso di oggettività che possa bloccare le eventuali critiche alla scelta soggettiva. Certo, le prospettive di un'eventuale piattaforma sono positive, ma perché siano efficaci e saranno inserite in un discorso più ampio e consapevole di programmazione culturale di interventi e tutela del mercato. Mercato, una parola magica che viene richiamata sempre in ogni discorso, in ogni intervento che possa riguardare il settore e che ne rappresenta infatti una condizione necessaria di riferimento da cui non poter trascendere. In Italia il mercato c'è, ma è un mercato chiuso, sulle spalle quasi interamente dei circuiti regionali che non possono farcela da soli, ad esaurire domanda ed offerte. Esso va aperto. Aperto significa per i soggetti coinvolti riconoscimento economico nel caso di inserimento nella propria programmazione dello spettacolo di danza, e questo lo abbiamo sentito spesso questa mattina. Aperto ai tratti stabili di innovazione, aperto alle istituzioni concertistiche, aperto a tutti i possibili spazi idonei esistenti o da individuare ulteriormente, perché la domanda c'è, è in crescita e l'offerta di qualità anche. Una piattaforma della danza italiana va perciò ad inserirsi in tutto ciò e non può avere una ricetta univoca, non può essere precostituita magari sulla base di esperienze similari di altri paesi. Al contrario, deve essere un format agile che sia specificato nelle finalità e tarato sui contenuti, perché cambia, si modifica a seconda delle premesse e delle linee di indirizzo. Potrebbe essere esclusivamente dedicato alle strutture riconosciute dal MIBAC, o all'eccellenza nazionale, o agli emergenti, o a chi faccia esclusivamente programmazione interculturale. Mille sono gli esempi, ma per ognuno di questi soggetti esso deve avere caratteristiche specifiche diverse, con un unico denominatore comune, oggettivo, l'oggettività che la base richiede. Parlando di creatività, che è stato comunque un altro tema toccato dai relatori che hanno aperto i lavori questa mattina, è anche un altro dato oggettivo che l'Italia ha prodotto tantissima creatività in termini di danzatori, in termini di coreografi, in gran parte esportata, ma questa creatività non siamo stati in grado di canalizzarla, di metterla a profitto in un sistema danza italiano che sia riconoscibile all'estero come un sistema forte e virtuoso. Questa situazione ha fatto sì che viviamo il paradosso che appunto nel nostro paese sia possibile constatare un numero enorme di compagnie, superiore nettamente a quelle presenti in altri paesi molto più strutturati in termini di sistema. Questo però che cosa ha provocato? Dal punto di vista del sistema interno, sicuramente un momento di asfissia del mercato, un mercato stressato dove c'è un eccesso di offerta rispetto alla domanda, con tutte le problematiche che sono state ampiamente analizzate appunto questa mattina, e dal punto di vista poi di chi ci guarda con gli occhiali da fuori, una sensazione di poca chiarezza rispetto a quello che avviene al di qua dalle Alpi, perché molti operatori stranieri non conoscono la danza italiana se non quella che ogni tanto viene esportata, ma viene esportata in un meccanismo che è comunque alla mercé del fai da te, non è un meccanismo strutturato o seguito o supportato in modo sistemico, è lasciato molte volte alla libera iniziativa del singolo, e quindi se questo chiaramente favorisce la capacità imprenditoriale della singola produzione, non dà merito a quella che è un'oggettiva visione della scena contemporanea attualmente in attività in Italia. Quindi in questo senso ben venga la piattaforma in primis, perché appunto dà un'occasione di conoscenza e di visibilità, ma perché ovviamente non si trasformi in una fantastica vacanza per gli operatori stranieri in Italia senza un poi strutturato, è necessario che questo step della piattaforma sia collegato in maniera forte a delle azioni concrete di politica culturale che con orgoglio, mi sento di dire, con orgoglio non come concessione, quindi con forza, con convinzione come fanno i nostri partner stranieri, supportino le eccellenze italiane, perché ce ne sono, nel mercato internazionale. Parlando di mercato mi permetterei una digressione, rifacendomi anche agli interventi che sono stati fatti stamattina a distribuzione. Io credo che a questo punto uno sforzo collettivo verso l'abbattimento delle barriere di genere, della divisione che ormai è veramente superata tra prosa, danza, musica, arti visive, vada fatta. Soprattutto per chi opera nel campo della ricerca, cioè, l'idea di fare riferimento ancora a queste categorie è veramente inconcepibile. E come
è stato oggettivamente superato in ambito artistico questa barriera. Sarebbe veramente il momento di superarla anche nell'ambito del mercato, immaginare festival, rassegne e stagioni che non siano divise rigidamente. Questo è stato già detto abbondantemente stamattina, ma insomma, ci tenevo a sottolinearlo anche dal punto di vista della produzione. Per finire riprendo un secondo il discorso che ha appena fatto Valentina Marini sull'estero. È evidente che una piattaforma dedicata alla danza contemporanea, di ricerca, alla performatività, eccetera, è chiaro che dovrà necessariamente avere un respiro di tipo europeo, perché sappiamo bene che all'estero le nostre creatività trovano spesso casa molto più che da noi. Forse dipenderà dal fatto che sono paesi in cui la cultura contemporanea è più radicata, dove noi i linguaggi dell'arte sono accolti con maggiore apertura, ma di fatto noi ci troviamo più spesso a trovare casa all'estero. Noi riteniamo che una piattaforma pensata per favorire l'esportazione della nostra ricerca possa frenare questo bisogno di andare via, perché questo ha negli ultimi anni creato veramente una fuga di talenti intollerabile per il nostro paese. Se noi riusciremo a far sì che la piattaforma diventi luogo per gli operatori stranieri per trovare ciò che di meglio ha da offrire alla nostra danza, faremo sì che le nostre compagnie possano continuare a vivere e a lavorare in Italia, pur esportando il proprio lavoro.